Ciao a tutti e ben ritrovati a questi esercizi che stiamo facendo di ricapitolazione sui metodi visti di integrazioni per sostituzione. Leggiamo questo: integrale fra 0 e 1, che è un integrale definito. Non abbiamo ancora visto nel dettaglio gli integrali definiti, ma naturalmente li vedremo a breve, quindi possiamo permettercelo, di x radice quadrata di 1 meno x quadro fratto 1 più x quadro in dx. Dunque, questi integrali che io faccio sono tutti integrali tratti da testi d'esame, quindi non sono integrali, non sono scherzi, ecco. Vi ho proposto questo perché questo è un integrale particolare, si può risolvere in vari modi, ma la risoluzione che vi consiglio in questo caso è questa. Ebbene sì, non, diciamo che uno studente un po' di tempo fa mi ha fatto questa domanda: questo tipo di sostituzione va fatta solamente se siamo sicuri che la radice dopo va via. Non è facile vederlo, perché quel ragazzo, che uno studente che spesso mi fa delle domande, mi ha chiesto: ma il professor Tot di Milano, che è un autore di libri famosi adesso di cui non faccio il nome, ha scritto questo, tu invece dici diverso. No, allora io dico questo, che quando ci sono integrali di questo tipo con termini quadratici dentro è raro che la soluzione sia questa, ma voi provatela comunque, cioè voi fate un tentativo. Questo si può fare, va visto però bene la questione. Io naturalmente lo vedo prima, poi non so se voi le cose le vedete prima. L'importante, se uno non le vede prima, è andare per tentativi, si può fare tranquillamente. E qui vediamo che se io pongo in effetti radice di 1 meno x quadro uguale a t, che poi vuol dire 1 meno x quadro uguale a t al quadrato, vedete che in questo caso i dx, x quadro naturalmente è 1 meno t quadro. Ora, visto che l'integrale è fra 0 e 1, x sarebbe più o meno la radice di 1 meno t quadro, che è più o meno la radice di 1 meno t quadro, ma vista la presenza di questo dominio di integrazione che è 0 e 1, si prende il più e quindi radice di 1 meno t quadro. La derivata, quindi il dx, in effetti è meno t fratto radice di 1 meno t quadro, quindi sarebbe 1 fratto 2 radice di 1 meno t quadro, per meno 2t, 2 e 2 se ne vanno, dt. E quindi, qua naturalmente, quando abbiamo gli sistemi di integrazione, si possono anche non sostituire gli sistemi di integrazione, ma visto che gli sistemi di integrazione ci sono e stiamo cambiando variabile, l'ideale è effettivamente cambiare variabile, cambiare anche gli sistemi di integrazione, ci conviene. E direi che notiamo che quando x va a 0, quando x è 0, andando a metterlo qui, viene 1 meno 0 quadro, quindi 1, radice di 1, e t viene 1, radice di 1, ovvero 1. Quando invece x è 1, t viene 0, 1 meno 1 0, radice di 0 è 0. Quindi l'integrale è diventato fra 1 e 0, non più fra 0 e 1. Vediamo di che cosa. X radice di 1 meno t al quadrato per t fratto 1 più x quadro, che è 1 meno t al quadrato. E però vedete che il dx è meno t fratto radice di 1 meno t quadro di t. E allora vedete che le radici si semplificano e quindi la soluzione è quella corretta, perché poi naturalmente arriviamo a un integrale del tipo integrale fra 1 e 0 di, col meno davanti, di t al quadrato diviso 2 meno t al quadrato di t. Ora, applicando una regola sempre su una proprietà riguardante gli integrali definiti che vedremo, che abbiamo visto nella teoria, quindi non è che non li abbiamo visti, ma negli esercizi li vedremo, quando abbiamo un meno qua possiamo togliere il meno e invertire gli estremi di integrazione. Quindi possiamo, vedete, così possiamo tornare a, visto che ci creano imbarazzo questi estremi di integrazione dal più grande al più piccolo, che di solito è dal più piccolo al più grande, questo lo possiamo scrivere come integrale positivo fra 0 e 1 di t al quadrato
diviso 2 meno t quadro dt. Non solo, ma io il meno qui lo metto, questa sua volta lo scrivo come meno integrale fra 0 e 1, qui sotto raccolgo un meno e faccio in modo che mi venga un t al quadrato fratto t quadro meno 2, perché così poi mi viene bene a applicare il mio piccolo escamotage del grado uguale, no? 2 meno t quadro, raccolto un meno e l'ho messo fuori. A questo punto cosa faccio qui? Questo lo scrivo così, utilizzo sto più per dividere in due l'integrale e quindi avrò integrale col meno davanti, meno integrale fra 0 e 1 di dt, cioè t quadro meno 2 su t quadro meno 2 che è dt, meno due volte integrale da 0 a 1, naturalmente questo meno sta fuori quindi moltiplica anche quel 2, integrale di dt diviso t quadro meno 2. Oh, naturalmente io vi ho scritto delle formule riguardanti questo, qua dovremmo scrivere a fratto t meno radice di 2 più b fratto t più radice di 2 uguale meno 2 per esempio, no? Ma sfruttando il fatto che, ricordo, vi ho fornito una formula secondo la quale l'integrale di 1 fratto x quadro meno a quadro, dove a in questo caso è radice di 2, nelle formule vi ho scritto, naturalmente voi fatelo, ma esistono le formule di questo, noi adesso le applichiamo. L'integrale di 1 fratto x quadro meno a quadro in dx non è altro che 1 su 2a logaritmo naturale del valore assoluto di, in questo caso, x meno a fratto x più a. No, ho corretto perché stavo mettendo t, quindi in questo caso, se volessimo mettere t anziché x, l'integrale di 1 fratto t quadro meno a quadro rappresenta come primitiva a come primitiva 1 su 2a logaritmo di t meno a fratto t più a, naturalmente con con l'argomento logaritmo che è in modulo. Quindi in questo caso abbiamo che 1 su t quadro meno 2, dove a vale evidentemente radice di 2, perché abbiamo un t quadro meno radice di 2 al quadrato, e 1 su 2 1 su 2a, quindi 1 su 2 radice di 2, no? Logaritmo di t meno la radice di 2 fratto t più radice di 2. Quindi in questo caso, tenendo presente che l'integrale di t è 1 col meno meno 1, quindi viene un meno 1 o meno 2 che moltiplica 1 su 2 radici di 2 logaritmo naturale, eccolo lì. Non ho fatto la scomposizione in fratti semplici, che naturalmente voi potete fare, ma mi sono rifatto a un integrale che trovate nelle formule iniziali degli integrali immediati, quindi numero 1, video numero 1 della playlist, ci sono queste formule. Le ho messe appositamente in modo tale da che non mi diciate ma da dove prendi, come ti permetti a usare formule che non abbiamo, ecco, le ho messe così, mi sono denudato di tutto quanto per darlo a voi. A questo punto 2 e 2 semplificano e quindi ottengo naturalmente questo qui, lo vado a comprendere chiaramente fra 0 ed 1. Noto che se metto 0 qui, a questo punto vado a trovare il mio risultato, tenendo conto che si va a sostituire la prima costante in alto meno la seconda costante, quindi ottengo un meno 1 meno 1 su radice quadrata di 2 logaritmo di valore assoluto di 1 meno radice di 2 fratto 1 più radice di 2. Oh, se metto 0 però viene 0 meno radice di 2 che è meno radice di 2, 0 più radice di 2 che è radice di 2, meno radice di 2 su radice di 2 è meno 1, logaritmo del modulo di meno 1 è logaritmo di 1, ma che fa 0, e poi naturalmente questo è meno t, io ho scritto meno 1 ma è meno t evidentemente, qui se metto 0 viene meno 0, quindi in pratica ottengo che meno 1
meno 1 su radice di 2 o anche meno radice su 2, logaritmo del modulo di 1 meno radice di 2 fratto 1 più radice di 2, e il nostro risultato naturalmente qua era meno t e non meno 1. Io avevo fatto già la soluzione a mente avanti, perché l'integrale di meno di t è appunto meno t. Bene, questo è il risultato finale di questa integrale. Vediamone subito un altro, subito, immediatamente. Dunque proseguiamo con questa integrale, l'integrale di dx indefinito fratto sen cubo x per cos x. Allora, si può fare in vari modi anche questo, si può subito sfruttare una proprietà, ovvero la prima formula fondamentale della goniometria, scrivendo 1 come sen quadro x più cos quadro x fratto naturalmente il prodotto fra sen cubo x e cos x. Questo è un modo, ce ne sono anche altri. A questo punto, decomponendo, applicando la proprietà distributiva, dividendo in due l'integrale, otteniamo l'integrale di seno al quadrato di x diviso sen cubo x cos x dx più l'integrale del secondo addendo cos quadro diviso sempre il prodotto fra sen cubo x e cos x dx. A questo punto notiamo come sen quadro se ne va e rimane un sen x cos x sotto, e qui coseno se ne vada e rimane un coseno di x al numeratore. Quindi rimane l'integrale di dx diviso sen x cos x più l'integrale di cos x diviso seno al cubo di x dx. Allora, questo qui è un integrale immediato, si può fare per sostituzione, ma volendo si può fare il primo come integrale trigonometrico di tipo B, cioè di tipo B significa che, volendo, in sostanza tangente di x uguale t, quindi da parte risolviamo, in quanto questo è immediato, perché portando il seno di x alla meno 3 al numeratore vediamo come cos x dx è proprio la sua derivata, oppure si può applicare l'integrale trigonometrico di tipo 1, ovvero dove abbiamo il sen cubo che diventa t alla meno 3 e cos dx è dt in quanto la derivata proprio del seno. Risolviamo da parte l'integrale di dx fratto sen x cos x, che si può risolvere anche non con la sostituzione, ma si può tranquillamente sfruttare il fatto che per le formule parametriche, ponendo tangente di x uguale a t, per le formule parametriche sen x cos x vale tangente di x, e quindi t, diviso 1 più tangente quadro di t, quindi 1 più t quadro, mentre il dx, che è la derivata dell'arco tangente di t andando a invertire, è proprio 1 fratto 1 più t al quadrato di t. Quindi quell'integrale diventa integrale di 1 fratto 1 più t al quadrato diviso, al posto di sen x cos x metto t, fratto 1 più t quadro di t, dove 1 più t quadro e 1 più t quadro se ne vanno, diventa banalmente, rimane l'integrale di dt su t, che è un integrale immediato che vale il logaritmo del modulo di t più c. E quindi, tornando da t a tangent x, otteniamo che il primo vale il logaritmo di modulo di tangent x, eccolo qua. Questo, ripeto, è un seno di x alla meno 3, tutto per la derivata di sen x. E quindi, se volete, ponete sen x uguale a t, oppure, ripeto, facendolo passare, è un integrale del tipo f di x alla n per f', andiamo a ottenere un seno di x alla meno 2 fratto meno 2, quindi un meno un mezzo, un meno 1 su 2 sen quadro x. Quindi otteniamo che la primitiva finale è logaritmo di modulo di tangent x meno un mezzo, perché questo 1 su meno 2 diventa meno un mezzo, meno 1 su 2 sen quadro x, perché sen x passa sotto, diventa sen x al quadrato al denominatore, quindi 1 su 2 sen quadro x col meno, tutto quanto più c. Logaritmo di modulo tangent x meno 1 su 2 sen quadro x più c è la primitiva di questa facile integrale, facile nemmeno tanto, perché anche questo è un integrale assegnato qualche anno fa alla facoltà di matematica, un esame è stato assegnato. Volevo vedere quest'altro.
vedete che sto balzando da un tipo all'altro, modo per riassumere, in modo da riassumere tutti i tipi fatti. Integrale di 2x più 3 fratto la radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4. Bene, anche questa, attenzione, è stata assegnata ad un esame, sono tutti integrali d'esame questi. Abbiamo già visto questa tipologia, che è sicuramente pari a A radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4 più B integrale di dx fratto la radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4. E allora, derivando ambo i membri, otteniamo un 2x più 3 diviso radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4 uguale derivata di A, rimane fuori con una costante. Abbiamo già visto questo tipo di tipologia, questo tipo di integrale, che sappiamo come primitiva viene questa quantità qua. Derivando ambo i membri, poi moltiplicando ambo i membri per radice di 9x quadro più 6x più 4, avviene un A che moltiplica, abbiamo una derivata che è un 18x più 6 diviso due volte la radice di 9x quadro più 6x più 4 più B diviso, ricordo che la derivata dell'integrale rimane la funzione integranda, radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4. Bene, faccio notare come qui 18x più 6 può essere raccolto un 6, fatto il comune, no? 6 che moltiplica un 3x più 1. E dopodiché questo 2 va via con questo 6 e rimane un 3. Quindi in pratica, moltiplicando tutto quanto per radice di 9x quadro più 6x più 1, che quindi va via, rimane semplicemente un 2x più 3 uguale a 3a per 3x, quindi un 9ax più 3a più b. Ecco quello che rimane. Come al solito, eguagliando membro di sinistra con membro di destra, avremo che 9a è uguale a 2 e 3a più b è chiaramente uguale a 3. Quindi otteniamo subito che a è 2 noni, o b invece è 3 meno 3a, quindi 3 meno 3 per 2 noni è 2 terzi, quindi 3 meno 2 terzi. E quindi otteniamo che a e 2 noni e B è 9 terzi meno 2 terzi, che è un 7 terzi. Eccolo qua. Allora, possiamo scrivere quindi che l'integrale di 2x più 3 fratto radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4 vale 2 noni radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4 e più 7 terzi integrale di dx fratto radice quadrata di questo 9x quadro più 6x più 4, ma che è una quantità che noi conosciamo, cioè è qualcosa che noi già conosciamo, perché abbiamo che 9, il coefficiente davanti x quadro è positivo, quindi sarà un logaritmo di f di x più radice quadrata di quella ax quadro di bx più c come risultato, no? Chiedo scusa. Quindi abbiamo che 9x quadro più 6x più 4, raccogliendo un 9 viene un x quadro più 6 noni, quindi un 2 terzi x naturalmente più 4 noni. Ora questo è ancora uguale a 9 che moltiplica, come al solito, x quadro più 2 terzi x. Per effettuare il mio completamento del quadrato divido per 2, quindi mi rimane un terzo x, quindi un terzo il mio termine da elevare al quadrato, quindi un nono meno un nono più 4 noni, quindi avrò un 9 che moltiplica un x più un terzo al quadrato, e 4 noni meno un nono è 3 noni, quindi più un terzo, quindi 1 su radice di 3 al quadrato. Eccolo qua il mio f di x più a quadro. E quindi la primitiva sarà logaritmo, la metto insieme a quello, avrò quindi un
primitiva pari a due noni, pertanto ho cancellato sotto, riscrivo quindi il mio risultato, avrò due noni, radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4 più 7 noni, perché abbiamo visto che quel 9 sotto radice diventa 3 fuori, un terzo per 7 terzi e 7 noni, logaritmo di modulo di quel x, evidentemente più un terzo al quadrato più la radice di, vediamo che cosa, ricordate, avevamo un x più un terzo al quadrato più 3 noni, quindi più un terzo, ovvero più 1 sulla radice 3 al quadrato, quindi avremo un x quadro più 2 terzi x, sviluppo il quadrato, più un nono più un terzo, chiuso il modulo, no? Come al solito poi, se io questo lo scrivo come 2 noni radice di 9x quadro più 6x più 4 più 7 noni logaritmo del modulo di, questo qua lo scrivo come 3x più 1 e qui metto 3 volte da dividere per 3, e qui faccio un minimo multiplo che è 9, ho un nono più un terzo e 3 noni più un nono e 4 noni, quindi avrò un 9x quadro, 9 sotto 3 per 2x per 2 6x più 4, questo 3 passa dentro e va via con questo 9, se lo trasporto dentro, e quindi il risultato finale è semplicemente questo: 2 noni radice quadrata di 9x quadro più 6x più 4 più 7 noni logaritmo del modulo di 3x più 1 più radice di 9x quadro più 6x più 4. Questo è il risultato finale. Naturalmente chiuso il modulo più c. Vediamo l'ultimo esercizio. Vediamo questo esercizio, l'ultimo di questo video, poi ne facciamo ancora un altro di video. Integrale di seno di 2x, arco tangente di 3 più seno di x, che è un esercizio che gira su internet, quindi non è un esercizio nuovo, ma lo voglio fare perché, vedete, in questo caso, per prima cosa da fare è applicare la formula di duplicazione del seno, quindi scrivere questo come 2 sen x cos x, che moltiplica l'arco tangente di seno di x più 3 o 3 più sen x di x. Questo perché? Perché il seno di 2x è meglio, non c'entra niente con sen x, quindi cerchiamo di uniformare tutto a sen x e cos x. A questo punto posso applicare due metodi: ho il metodo degli integrali trigonometrici di tipo A, ovvero dove vedo tutto quanto in seno e poi ho cos di x che è la sua derivata, o meglio ci si può anche porre, e in questo caso io direi che è meglio, sen x più 3 uguale a t. Tanto non cambia niente, perché abbiamo che la derivata di, quindi l'integrale lo cambio, l'integrale di 2 sen x cos x arco tangente x di sen x più 3 lo cambio, è sempre lo stesso, ma naturalmente le abbiamo cambiato i capelli, la pettinatura, ma è sempre la stessa. E vi dicevo che conveniente porre sen x più 3 uguale a t. Perché? Perché faccio notare come la derivata di sen x più 3 è cosin x, che è proprio questo, quindi cos x di x è proprio la derivata di sen x più 3, ovvero dt. Quindi in un corpo solo quello che mi rimane è un 2 che posso portare fuori, il 2 è una costante, posso portarlo fuori dal seno dell'integrale. Naturalmente ho questo sen x qui che dalla soluzione, trasportando il 3 da sinistra a destra, ho un sen x pari a t meno 3, quindi è un t meno 3 che moltiplica semplicemente un arco tangente di t, naturalmente in dt, perché cos x dx è diventato dt. Questo è un integrale da risolvere con la formula di integrazione per parti. E si può, diciamo, risolvere in questo modo: il 2 lo lasciamo fuori e possiamo risolvere per parti, quindi scrivere 2, primo pezzo è
in questo caso F', cioè il cosiddetto fattore differenziale, è il t-3, quindi da integrare, mentre il fattore finito è la cosa di t che andrà derivato nella seconda parte dell'integrale col preceduto dal meno. L'integrale di t-3 è un t quadro mezzi meno 3t, tutto che moltiplica arco tangente di t. Eccolo qua, questo è il mio f per g, meno, naturalmente il 2 sta fuori, integrale di che cosa? Di, vedete, questo t quadro mezzi meno 3t diviso che cosa? La derivata di arco tangente di t è 1 fratto 1 più t quadro, e quindi eccolo qua. Ora, chiudiamo la graffa e lavoriamo un attimo su questo t quadro mezzi meno 3t, che conviene scrivere meglio. Allora, cancello qui. Allora, intanto qui posso moltiplicare, ho 2 per t quadro mezzi è t quadro, 2 per meno 3 è un meno 6t, ho moltiplicato il 2 per t quadro mezzi di t quadro, 2 per meno 3t è meno 6t, tutto quanto arco tangente di t, questo è già naturalmente la mia, un mio pezzo di risultato, che non tocco più, poi al posto di t metterò il 6x più 3. Dopodiché ho questo meno. Naturalmente il 2 sta davanti, quindi meno 2 lo metto qui, perché quel 2 che stava davanti sta anche lì, visto che ho sciolto la parentesi, ho moltiplicato il 2 per tutto. Meno 2, facciamo un minimo comune multiplo qui, che è 2, viene t quadro meno 6t, tutto diviso 1 più t al quadrato del t. Questo 2 che passa sotto va via con questo, no? Perché questo 2 che scava sotto, 2 mezzi è 1, quindi viene meno, quindi continuo, meno, questo qui naturalmente è uguale, meno l'integrale, è rimasto t quadro meno 6t diviso 1 più t al quadrato di t. Ma volendo posso farlo così. Questo è ancora uguale a t quadro meno 6t arco tangente di t meno, apriamo la graffa, integrale di t quadro più 1 fratto 1 più t al quadrato, e poi cosa faccio? Ci metto qui, aggiungo 1, tolgo meno 1 e metto meno 1 meno 6t quanto di t. Adesso se divido così, quindi questo meno lo raccolgo e scrivo 1 più 6t fratto 1 più t quadro, avrò che l'integrale vale t quadro meno 6t arco tangente di t meno, aperta naturalmente la graffa, integrale di dt, che è integrale di t quadro più 1 su t quadro più 1 è 1, ancora meno integrale di 6t più 1 fratto 1 più t al quadrato, chiusa la, naturalmente dt, chiusa la graffa. Ripeto, ho aggiunto e tolto 1, meno 1 meno 6t, che si può scrivere come meno 1 più 6t, raccolto un meno. A questo punto qui avrò t quadro meno 6t, tutto che moltiplica arco tangente di t. Allora attenzione, c'è un meno qua, meno integrale di t, meno per meno più, abbiamo integrale di, se lo porto fuori, ma se lo posso scrivere come 2 per 3, quindi più 3, integrale di 2t, fratto 1 più t quadro, che è immediato, più integrale di 1, fratto 1 più t quadro del t. Eccolo qua. Senza graffa, ormai. Dove ripeto, questo è un pezzo di risultato, questo meno naturalmente moltiplicato per questo qua è meno t, integrale di t e t, quindi meno t, questo meno moltiplicato per tutto sto meno mi fa diventare positivo questa somma di questi integrali, ho scomposto in 2, 6t fratto 1 più t quadro, che l'ho scritto come 3 che moltiplica 2t fratto 1 più t quadro, più 1 fratto 1 più t quadro, di t fratto 1 più t quadro. E quindi ottengo in definitiva
quello è già un risultato, eccolo là, meno t più 3 logaritmo di 1 più t quadro, questo è del tipo integrale di 1 su f di x per f' di x, più arco tangente di t più c. Arrivati a questo punto, basta semplicemente tornare alla variabile iniziale, ovvero avevamo posto t uguale seno di x più 3 e pertanto avremo aperta quadra seno di x più 3 tutto al quadrato meno 6 che moltiplica sin x più 3 tutto moltiplicato l'arco tangente di evidentemente sin x più 3 meno, naturalmente diventa un meno sin x meno 3 perché il meno fa cambiare i segni sia sin x che a 3, poi abbiamo un più 3 volte logaritmo di aperta quadra 1 più sin x più 3 al quadrato e infine abbiamo un arco tangente di a posto di t sin x più 3 più c. Posso raccogliere da fattore comune un arco tangente di sin x più 3, quindi metto qui a monte arco tangente di sin x più 3 moltiplica che cosa? Allora moltiplica se raccolgo un arco tangente di sin x più 3 ottengo un naturalmente un 1 più quella quantità lì che posso sviluppare, quindi io se inquadro x più 9 più 6 sin x doppio prodotto meno 6 sin x meno 18, poi continuando ho sempre un meno sin x meno 3 e un più 3 logaritmo di sen quadro x lo sviluppo più 10 più, allora andiamo a scriverlo bene perché altrimenti purtroppo è lungo quindi non ci sta. Allora abbiamo, ripeto, raccolto arco tangente di sen x più 3 che moltiplica, allora qua vado a sommare naturalmente, poi ho meno sen x meno 3 e più 3 logaritmo di quell'1 più seno di x più 3 al quadrato, che poi vado a sviluppare anche quel sen x più 3 al quadrato se la voce me lo permette evidentemente, no? Queste corde vocali stanno tornando ma piano piano. Allora qui abbiamo sen quadro x, sicuramente sen x meno 6 sen x se ne vanno, 1 più 9 10 meno 18 e un sen quadro x meno 8, eccolo lì, poi meno sen x meno 3 più 3 volte il logaritmo naturale di che cosa? Siccome ho 1 più 3 volte il logaritmo di 1 più seno di x più 3 al quadrato, se io vado a fare questo ottengo un seno di x al quadrato e un sen quadro, 3 al quadrato è 9 più 1 10, quindi metto qui alla fine, qua metto anche il più c, doppio prodotto è più 6 sen x, ed ecco il mio risultato più compatto possibile, che arco tangente di sin x più 3 che moltiplica sen quadro x meno 8 meno sin x meno 3 più 3 logaritmo di sen quadro x più 6 sin x più 10 più c. Questo conclude il nostro video, prossimo video continueremo ancora con esercizi di riepilogo. Ciao a tutti.